Buongiorno, sono qui con Giorgio Vitali, associato alla Freelance International Press, presidente del sindacato dell'informazione scientifica. Bene, Giorgio, piacere rivederti. Piacere anche mio. Non è la prima volta che ti intervisto. Allora, siccome tu sei esperto, hai fatto tante trasmissioni sulla medicina, sulle medicine, sei laureato in chimica, quindi hai lavorato anche con grosse industrie farmaceutiche. Quindi diciamo con la più significativa. Chi più di te può darci delle informazioni di prima mano? Ecco, magari una domanda un po' così... non provocatoria, però sarebbe utile fartela. Sei uno studente della facoltà di medicina, dovesse informarsi per quanto attiene l'attendibilità della ricerca scientifica, per quanto attiene i medicinali, quali testi dovrebbe leggere? Così consultare per una migliore informazione oggi come oggi. Intanto dobbiamo fare una distinzione molto chiara fra le conoscenze scientifiche diffuse dai testi ufficiali universitari, che non hanno niente a che vedere con quello che dico io, anche se si potrebbe anche contestare, ma insomma lasciamola stare per il momento. E invece, poiché l'ingerenza dell'industria farmaceutica nel mondo medico è sempre più importante, sempre più significativa, come è dimostrato da quanto sta avvenendo oggi con la scusa del Covirus o Covidiotirvirus, è la stessa cosa, lì il discorso invece diventa molto ma molto differente. Quindi un consiglio da dare a chi si prepara alla professione medica è: da una parte acculturarsi il più possibile su tutte le problematiche inerenti direttamente a quella professione. Per quanto riguarda invece la proposta terapeutica, lì il problema è sempre più grave, sempre più importante, come dimostrato da alcuni libri tra i tanti in mio possesso che io sto facendo vedere qui, spero che qualcuno li veda. Vediamo. La maggior parte dei testi che io faccio vedere sono testi critici sulla comunicazione che le aziende farmaceutiche fanno alla classe medica e, allargando il quadro, anche ai cittadini. Come vediamo oggi, se noi prendiamo in considerazione libri come questo, ad esempio... Come si chiama? La mafia della sanità. Ok. Che è un libro che è stato stampato in Italia una decina di anni fa, possiamo vedere dettagliatamente tutto quello che è stato fatto un anno fa e che dimostra come certe strategie di marketing in realtà sono strategie politiche, perché oggi la politica viene a coincidere con le strategie industriali e soprattutto dell'industria farmaceutica. Chiunque capisce che oggi l'industria in senso lato, la produzione industriale in generale, a cominciare da quella delle armi, a cominciare da quella degli aeroplani, delle navi di battaglia e quant'altro, è strettamente correlata con la politica interna e estera di tutti i paesi, ma c'è sempre stato una piccola, questione laterale per cui l'industria farmaceutica è stata sempre tenuta al di fuori. Oggi, con quello che è avvenuto in questo anno, si dimostra in maniera molto chiara quanto l'industria farmaceutica sia in realtà presente nelle decisioni politiche dei vari governi, sempre, e sono tutti inesorabilmente
bidirezionale. Da una parte nell'interesse dell'industria, dall'altra tendenti a inibire qualsiasi forma di indipendenza e di libertà dei cittadini. Ecco, una domanda. Quale testo, non di critica, ma ufficiale, dovrebbe consultare uno studente della facoltà di medicina? Beh, quale consultare? Appunto, tu mi hai accennato che fino a una decina d'anni fa c'era un testo proprio edito dal Ministero della Salute. Ah, oltretutto, certo. Fino a non molto tempo fa, il Ministero della Salute italiana, copiando l'analogo Ministero della Salute inglese, traduceva un testo fondamentale in cui si davano informazioni su tutti i medicamenti, o diciamo meglio, su tutti gli interventi di carattere medico, comprese quelli chirurgici, basate sulle prove dell'efficacia dell'intervento. E questo è molto importante. È importantissimo. E dovrebbe fare parte della cultura medica. Un medico dovrebbe prescrivere una medicina basandosi su questo testo, cioè basandosi sul testo in cui ti dice se per una certa indicazione quel farmaco va bene o va male, certo. Cosa che non avviene in Italia, non è nemmeno avvenuta, perché il Ministero della Sanità questo testo, che diceva che l'avrebbe pubblicato in 300.000 copie e inviato a tutti i medici e a tutti i farmacisti, more solito, non l'aveva pubblicato per niente. Ne erano state pubblicate solo 5.000 copie, indirizzate direttamente alle persone che si sapeva, tra cui il sottoscritto, che sarebbero state interessate a leggere quei testi, ma soprattutto a denunciare la mancata pubblicazione. Però ne hanno mandate 5.000 copie delle 300.000 che dicevano, e questo già sta all'origine, e dovrebbe servire per far capire ai nostri amici che dietro a tutte queste operazioni c'è una truffa. Ma il Ministero pubblica ha delle pubblicazioni ufficiali dove attualmente... Da quanto sappia io, qui ad esempio abbiamo un libro di una persona molto, molto acculturata, un medico... Come si chiama? Citiamolo. Tom Jefferson, che fa parte di un'equipe di persone che si interessano appunto e soprattutto della medicina basata sulle prove di efficacia. Il titolo è Attenti alle bufale. Attenti alle bufale. Perfetto. C'è un altro testo che le persone che magari sono curiose dovrebbero assolutamente leggere, è questo. Com'è il titolo? Industria della sanità, il potere occulto dell'industria della sanità. Queste sono le cose interessanti, qui dietro c'è scritto: la sanità ci cura veramente oppure ci sta ammalando? Qui c'è la risposta. Qui c'è un altro libro che serve per far capire, è intitolato, un titolo è provocatorio ma è vero, anche le medicine, le vitamine uccidono, perché le persone prendono le vitamine e pensano tanto non mi fa niente, no? Invece no, ci sono effetti secondari anche nelle vitamine, immaginati nei vaccini. Qui in questo libro, Medicina criminale, il retroscena di tutto ciò che viene fatto nell'interesse dell'industria, lo troviamo anche qui, come dicevo, in questo testo importantissimo. Ora, se non si conoscono queste cose, una laurea in medicina è del tutto priva di senso, perché è chiaro che se io medico prescrivo un intervento chirurgico senza sapere se quell'intervento chirurgico porta dei risultati o no, e allora che cosa
perché si dà per scontato, ad esempio... Mi pare che tempo addietro operavano le tonsille, poi si è sì, scoperto... ma ne ha fatto tutti i colori, però la cosa più interessante è quanto fossero inutili certi interventi chirurgici che invece erano quelli che erano maggiormente diffusi. E questo dovrebbe far riflettere, no? Quando io avevo i miei figli piccoli, avendo esperienza del fatto che a me mi tolsero le tonsille all'età di 11 anni, perché andava di moda, nel 1947 mi tolsero le tonsille, avevo 11 anni, c'era la moda. Assolutamente ti dovevano togliere le tonsille. I danni però non lo dicevano, all'epoca non c'era tutta la letteratura di contrasto che c'è oggi. Ma io quando ebbi i miei figli piccoli, e che avevano avuto normalmente delle tonsilliti, li portavo in visita dagli amici a Torino, i quali mi dicevano: io sono contro togliere le tonsille, ma in questo caso bisogna toglierle. Non le ho tolte, i miei figli stanno benissimo e hanno le tonsille, che sono una grande difesa dell'organismo. È il primo passaggio. Io avevo un amico che mi faceva una riflessione, mi diceva: ma immagina i barbari che arrivavano in Italia, che cazzo di tonsille ci avevano? Avevano delle tonsille enormi, no? Perché, come ci ricordava il grande professor Nicola Pende, le tonsille sono degli ormoni che svolgono una funzione, delle ghiandole che svolgono una ambivalente funzione. La prima è ormonale, la seconda di tre funzioni. La seconda è di stimolo degli ormoni, la terza di difese immunitarie, perché è ovvio che un organismo vivente che voglia vivere e sopravvivere si sostruttura anche in una maniera molto semplice, mettendo i punti cardine delle difese come fossero delle torri, no, messe a difesa di un territorio. Le prime sono messe ai confini del territorio e sono appunto nella gola, capito? Va bene, allora. E quindi questo è un esempio, ma è soltanto quello. Adesso si parla di prostata, si parla di interventi di vario genere, di cui nel testo che dicevo, il testo ufficiale pubblicato dal Ministero della Sanità, non so più perché non me lo mandano più, ma c'è da presumere che questo testo non sia stato più pubblicato, con la scusa che costa, così come l'Istituto Superiore di Sanità fino a poco tempo fa pubblicava dei mensili in cui venivano scritte tutte le malattie infettive che c'erano state nell'anno precedente e le conclusioni che avevano avuto. Presumo che anche quello non ci sia più, perché evidentemente c'è qualcosa da nascondere, mi pare ovvio. Va bene. Mi pare sia stato abbastanza esaustivo, ti ringraziamo e alla prossima. Questo sì, l'ultima cosa, voglio far vedere questo libro, è stato scritto da due grandi ricercatori. Citiamolo. Rischiare di guarire, Marco Bobbio, che è uno dei ricercatori più seri che abbiamo in Italia, cardiologo, che ha scritto moltissimi libri su come si dovrebbe fare la ricerca e a che cosa serve. Stefano Cagliano, che è uno storico della medicina. Eccolo qua. Questi sarebbero libri che ogni medico dovrebbe conoscere, perché se non sai, è quello che ti dicono, su come viene fatta la ricerca e su come viene truffata. È truccata la ricerca, è inutile che dai retta a queste cose. Molto esaustivo. Grazie, alla prossima. Prego, a presto. Arrivederci.